ci riuniamo per eleggere il nuovo consiglio direttivo. Siamo stati 2 anni di pari abbastanza fattivi, oltre le mostre di Via Margherita, abbiamo fatto parecchie mostre fuori di Via Margherita e mi pare che certamente questo periodo sia stato abbastanza positivo. Malgrado ciò, una parte dell'associazione ha sentito la necessità di fare un'altra associazione. E a questo proposito io vorrei invitare qui Leonardo Magistris, che è il vicepresidente dell'associazione, che quando propose al consiglio direttivo di fare questa nuova associazione, noi dicemmo che a un certo momento non eravamo d'accordo che il vicepresidente dell'associazione Centro Vittori facesse una nuova associazione di Vittori che doveva svolgere attività pittorica in Via Margherita. Ma dico certo, in questa mia breve intervento era la parola a Leonardo Magistris. Caressa, Renato, vieni qua. L'atteggiamento di Leonardo non meraviglia, perché lui ci sono sempre delle idee che possono sembrare sempre utili e buone, ma d'importante, come lui stesso ha affermato e confermato in tante occasioni, la difesa di Via Margherita l'ha fatta con un'associazione che da 20 anni ha piantato le radici, ha dato qualcosa e il pubblico aspetta questa mostra. Creare un'alternativa, dice lui, 94, eccetera. Sì, d'accordo, si può fare tutto, lui è padrone di invitare chi vuole, eccetera, ma non soltanto l'associazione, ma il territorio di Via Margherita, che secondo me va, è un appannaggio dei 100 pittori no, che hanno sì, perché Leonardo praticamente dice una cosa di scopo. Leonardo, scusate. 10 anni fa, erano 300.000 persone, adesso non è con 80.000. E ve ne danno sempre meno, che se ne andrà a fare molto con 300.000 persone. I 100 pittori stanno reggendo in una situazione critica per tutti e mi pare che questo sia chiaro a tutti quanti e reggia molto quello che ancora realizza i 100 pittori, molto. Non soltanto in Italia, perché ne ho parlato in Germania e in tante altre parti e la conoscono per quello che è stato fino adesso. Ma chi la dice? Dunque, sì, non fare Via Margherita, è facile adesso con questo sistema, diciamo che Via Margherita finisce come sta finendo Via dell'Orso e tante altre cose. Qui ci sono i pittori, buoni e cattivi quello che siano, perché 150 individui, maestri non ne possono esistere. Questo mi ci metto a mezzo credo. Però penso ci possa essere tra i 100 pittori di Via Margherita che fanno la loro, è un'associazione che fa la loro strada, fa la loro vita, la loro esposizione. Ma non ci vedo niente. Sì, fammi parlare, no? Non vedo che cosa ci può essere. Non c'è nessuna interferenza, soltanto per il nome di Via Margherita. Perché noi, perché io faccio parte di questo nuovo gruppo, andremo lì a lavorare. Non vedo interferenza, che guerra ci possa essere, perché l'associazione dei 100 pittori che io faccio parte, che amo, che stimo, possa avere tutte queste cose, queste contatte. Io personalmente vado a dividere la mia quando voglio, senza per questo creare un progetto. Vi invito i 100 pittori, a prescindere dai gruppi o dell'associazione, andate a Via Margherita quando vi pare, cos'è? Non c'è bisogno né di un cavolo né di niente. C'è un servizio di ricostruzione. Se tu vai a Via Margherita in un giorno qualsiasi con il tuo cavalletto, arriva al vigile, ti prende per l'orecchio e ti porta via. Allora attenzione. I motivi di scelta sono anche per sentire un pochettino come la pensava l'assemblea sull'andamento di Via Margherita. Mi pare che l'intervento di Toccacelli ha centrato un pochettino il problema, cioè questa nuova associazione, questo gruppo, come si chiama, Alternativa 94, a un certo momento non è che dia fastidio, perché se rimanesse nel suo ambito, a un certo momento nulla osta, ma a un certo momento ho delle cose da dire a proposito di questa associazione. Ma il fatto che a un certo momento dà la possibilità ad altre associazioni di fare la stessa richiesta alla circoscrizione, la circoscrizione già ha detto che non può
dato che ha dato questo permesso alternativa 94, di dare altri permessi ad altri gruppi che vogliono esplorare a Via Macuta. Quindi ci troveremo i milanesi che vengono a Roma a Via Macuta. Sono 23 anni che esiste l'associazione 100 Vittorie di Via Macuta. Sono 20 anni che io sono il presidente di questa associazione e ho messo la mia persona al servizio dell'associazione. Ho fatto sempre, ho fatto, dico perché a un certo momento sono stato il promotore di queste cose, lo devo dire in prima persona, per creare questa associazione, per cercare di non far mettere le mani su questa associazione a personaggi politici. Più volte, già molteggi in altre assemblee, personaggi politici hanno cercato di mettere le mani sull'associazione, porta a bordo politici. Volevano a un certo momento darci quei contributi e Nanni qui e lo sa, perché quando abbiamo avuto un contributo alla regione di 5 milioni, già ci hanno fatto capire che noi potevamo avere contributi a 6 ragioni, però dovevamo dare il mazzette a chi ci faceva ottenere questi contributi. Quindi noi l'associazione l'abbiamo portata avanti con questo sistema. L'associazione, fammi finire, l'associazione a un certo momento è stata dignitosa, a me mi telefonano come presidente dell'associazione, quindi qualunque il presidente fosse stato a prescindere da me, a un certo momento dall'estero mi telefonano l'ambasciata e tutte quante per sapere quando c'è la manifestazione di 100 Vittorie di Via Macuta. Quindi quello che dice Tomascova, dice lei conosceva la Via Macuta quando stava all'estero in Cecoslovacchia, che era la strada di Vittorio, è logico, la strada di Vittorio, perché 100 Vittorie sono Vittorio, non so cazzo hai. Quindi certamente è giusto che si conoscesse, perché si conosce adesso come la strada di Vittorio. Ma perché? Perché l'associazione 100 Vittorie di Via Macuta ha portato avanti il nome di Via Macuta nel mondo, non in Italia, non a Roma, nel mondo, perché a me mi telefonano la Venia, mi telefonano tutte le parti, per sapere quando c'è la nostra Via Macuta. Allora, la provocazione, cioè per far dire a Leonardo i motivi di questa associazione, io dico, oggi ci stanno le votazioni. Qui ci stanno tutti quanti, a un certo momento avete la possibilità di votare, qui mai come in questa volta ci stanno tanti candidati che si sono presentati per essere eletti ai consiglieri. Quindi se voi ritenete che a un certo momento l'associazione va bene come è andata bene, come è andata fino adesso, avete dei candidati da votare. Se volete a un certo momento cambi, e quindi è questo che diceva Tardinuto giustamente, per quale motivo queste cose non si fanno in seno all'associazione, io non sono d'accordo, però se a un certo momento una parte dell'assemblea è d'accordo a un certo momento che si facciano altre cose oltre quella che stanno fatte fino adesso, a un certo momento non sa per chi votare. Quindi le votazioni sono fatte apposta per scegliere che strada volete fare. Cioè se volete a un certo momento mantenere Via Macuta dignitosamente come sta adesso, oppure volete che a un certo momento Via Macuta sia in mano a gente che gli piace di giocare a Via Macuta. Perché se tu hai fatto la mostra è perché calma te l'ha montata, non che non c'ho programma. Programma! Io l'ho fatto tecnico! Programma, lavorare davanti al cavalletto, questo è il programma. Dove è stato mai? Mi hai trovato il posto dove metto? Sì che c'è il posto, sì che c'è, c'è dal fondo da lì. E se c'è il posto per i cavalletti? C'è il posto, non farei, c'è il posto, è come se c'era il posto. Se non ci mettiamo le cose, i cavalletti laggiù, se non ci mettiamo i cavalletti laggiù, c'era il posto. Il posto c'era, il posto si cerca, si trova. Tutto qua. Comunque, questa era la cosa da fare e non è che se dovreste passare sopra questo lavoro, vedete quanto è difficile. È molto difficile, soprattutto a parlare con questo. Due cose ho lamentato sempre e lamenteremo se sarà eletto, vedremo di poter riporre i quadri in modo adeguato per non fare il traffico nelle catene. Una seconda cosa, quella che hanno detto tutti, è che una maggiore pubblicità ci vorrebbe, ognuno di noi dovrebbe farsi parte dirigente, siamo centro, quindi ognuno di noi dovrebbe fare pubblicità, portare locandine. Io nel mio quartiere lo facevo e lo faccio e mi espongono nei bar e nei locali. Ecco, io credo che questo sia il punto, non voglio parlare né di altre...